Cari amici, siamo tornati nel municipio 8, siamo in via Bernardino della Torre, le case MM, oggi andiamo a visitare le Torri 5. Fortunatamente abbiamo degli amici che ci hanno accompagnati, anche perché manca il numero civico, come potete vedere dalle immagini di Paolo Rusconi, e già questo presuppone chissà che cosa all'interno. Andiamo dentro. Stiamo proseguendo questa visita insieme ai cittadini della torre numero 5 di via Bernardino, appunto della torre del municipio 8. Cosa possiamo dire? Che quello che abbiamo trovato dall'altra parte è presente anche qui. Forse qui anche peggio. Andando avanti oltre che la spazzatura che viene abbandonata eh, nei locali che danno comunque sulla strada, c'è il problema dei buchi nelle, nei soffitti dove, casca, dove scende giù l'acqua sporca, eccetera. E come potete vedere la struttura proprio portante della casa perde pezzi da ogni parte. Vi ricordo che questo palazzo ha 12 anni di vita. E veniamo alla scoperta dei box appunto di Bernardino della Torre 5, dove tutti i cittadini ci dicono e noi appuriamo che non esiste chiusura, quindi chiunque può introdursi qua dentro e fare quello che vuole. Adesso comunque scendiamo e andiamo a vedere quello che troviamo ai piani di sotto, che sicuramente già da qui non promette bene. E siamo nel sotterraneo box locale pompe di sollevamento l'azienda questa pare essere stata rimossa e opla eh ma sì ma ci sono le pompe scusami se ti impallo un attimo direi che oltre che le pompe c'è un sacco di immondizia di schifezze questo dovrebbe essere un locale tecnico complimenti sempre a chi di mm case svolge la sorveglianza e deve tenere sotto controllo questo palazzo pare che si sia dimenticato di diversi pezzi e non è una cosa da un giorno da quanto vediamo eh. Sono proprio stanco di questi giri così, a vedere tutte queste schifezze, meno male che hanno attrezzato un salotto, oddio. Ma che è questa roba in mezzo al box? Bottiglie di birra, un divano, un estintore della pattumiera, addirittura c'è anche un porta asciugamani, ma è una cosa incredibile all'interno di uno stabile nel 2019 a Milano, una porcheria del genere. Chiediamo a chi di dovere, insomma, fatevi un esame di coscienza se va bene una cosa così. Andiamo avanti. E proseguendo il giro appunto di questi box al numero 5 troviamo un'altra discarica fatta di mobili, ma scusate, da quanto vedo non ci sono solo mobili che qualche incivile ha buttato qua dentro, ma addirittura troviamo uno scarico di una macchina a doppio cono, troviamo una bicicletta, una cicletta, no, una ammo bike Paolo, queste sono quelle famose, non è Ofo che è fallita, queste sono le aziende di biciclette che invece ancora esistono, quindi informiamo bike che c'è qui una delle sue biciclette senza cerchi, senza cambio, è stata totalmente smontata e questo denota sicuramente che all'interno di questo palazzo avvengono anche delle attività molto losche e questo è un evidente segnale. Andiamo avanti ancora, saliamo qui, troviamo i fichi, le scale sono quelle che sono, ci sono i muschi, ci si può baciare ma già lo fanno, troviamo gli alcolici e il locale ascensore. Aperto e spalancato, complimenti. Questa è sicurezza secondo qualcuno. Secondo noi, no. E anche i locali tecnici in questa terra di nessuno che è il sedicesimo piano di Bernardino Della Torre eh, è aperto: tutto, tutto viene aperto. Eh, viene utilizzata come spazio divertimenti per dei teppistelli, da quello che possiamo vedere, ubriaconi. Tra l'altro addirittura nelle scale la natura si sta impossessando, altro che il bosco verticale. Qui abbiamo il bosco nei gradini, delle piante di fico stanno crescendo, addirittura abbiamo la muffa sui gradini, la pavimentazione irregolare, rotta, le porte che dovrebbero essere chiuse, perché vi ricordo queste sono tutte comunque parti della casa fondamentali, sono aperte, spalancate dove addirittura non sono state buttate giù perché abbiamo visto delle porte proprio direttamente in terra, bottiglie di superalcolico che non sono arrivate qui per caso, quindi questo indica che c'è una presenza forte di persone che usano questi luoghi come fossero i loro, lasciano tutto sporco, rompono, infatti i segni delle rotture si vedono. Addirittura guardate una porta dove è finita. Non finisce di stupirci questo posto. Qui dentro cosa ci sarà? Un altro locale tecnico. E anche questo locale tecnico, che dovrebbe essere chiuso, pieno di alcolici, sigarette, fazzolettini segni che qualcuno oltre che bere, mangiare e drogarsi fa anche altro. Puntata di City Report, dove siamo oggi? Siamo tornati in via Beniamino della Torre, Municipio 8, queste famose torri MM che giovedì sera hanno preso fuoco per vari motivi paredolosi nel locale Pattumiera, Ancora ad oggi potete vedere con le immagini di Paolo Rusconi quelli che sono i danneggiamenti. Vi abbiamo già scritto questa settimana, sapete benissimo che ci sono degli sfollati, ci sono stati due intossicati, quello che noto con, uh, purtroppo è che adesso ci sono gli operai che stanno lavorando, benissimo ciò, ma che all'interno, come denunciavamo da diverse volte, c'è una mancanza di impianti antincendio, di strutture comunque per prevenire ciò, è un sacco di carrelli e merce che non dovrebbe stare in un locale patumiera di un palazzo comunque civile a debito aditazioni. Abbiamo visto anche che una parte della staccionata è stata divelta, forse per entrarci dentro la notte, ci è attaccata una bicicletta. Proseguiamo, andiamo a intervistare i cittadini, sentiamo cosa è successo e quali sono le prospettive future. Andiamo. Siamo nel cortile, questa è via Eritrea. Come potete vedere una volta l'immondizia andava qua dentro, adesso è tutta qui fuori. Questa è chiaramente la parte che è bruciata, lo vedete benissimo da voi. Si sente ancora l'odore del fumo oggi. E rientriamo, andiamo a parlare con i cittadini che ci stavano aspettando anche perché noi eravamo stati qui diverse volte prima proprio per denunciare queste problematiche in questo stabile e in tanti altri. Vi ricordo: Sembon, via Cogne, via Cittadini. Andiamo avanti. E Siamo sempre in via Beniamino della Torre. Abbiamo notato un nuovo problema. Questo signore ci spiegherà meglio che cosa sta succedendo, perché sembra una cosa un po' incivile. Ma cos'è sta roba? Eh, hanno fatto questo buco perché non avevamo più l'acqua del riscaldamento. E hanno fatto questo buco e quando l'hanno fatto c'era un lago, c'è anche la fotografia del lago. È una settimana che il tubo sembra che l'abbiano riparato, però c'è il buco aperto. Con le piogge che arrivano, non si allaga ancora internamente, non va giù nelle cantine poi l'acqua. Eh, questa è una bella domanda che rivolgiamo sempre agli amministratori, a chi si occupa della parte tecnica di questi palazzi che ci sembra un attimino aver preso sotto gamba le situazioni che sono state denunciate. Non fa niente, niente fa perché, nonostante le mail, nonostante le PEC di un avvocato, non si degnano di rispondere alle PEC di un avvocato da quattro anni e io pago l'avvocato. Ecco, queste sono le situazioni che, come potete vedere, poi nel momento in cui succedono i fatti tragici, fortunatamente limitati in questo caso, però già grave, molto grave in questo caso. l'acqua calda Adesso ci troviamo a doverle segnalare un'altra volta. Se non si faceva prima fare tutto nei tempi in cui erano state segnalate. Vabbè, andiamo avanti. Stiamo continuando a visitare gli stabili qui che hanno avuto l'incendio questa settimana, noi l'avevamo segnalato i cittadini pure da anni che c'erano un sacco di cose che non andavano. C'è qui una gentile signora a cui faccio una domanda. Ancora prima dell'incidente, se per caso un amico voleva venirla a trovare, gli ascensori andavano? Andavano sì, andavano no. A volte non andavano, siamo rimasti fuori parecchie volte, in attesa ovviamente dell'assistenza che veniva per gli ascensori, tenga conto però che questi ascensori non hanno mai funzionato bene, sono sempre stati rappezzati e andrebbero sostituiti completamente. Il palazzo quanti anni ha? Io sono qui da 12 anni. Ecco, più o meno l'età del palazzo è quella, così ci capiamo sì, bene anche... Anche 5 anni prima perché è stato dato come per nuovo. Va bene. Poi altre cose che notiamo noi che non vanno, eh, tutte le porte antincendi abbiamo visto gli che... Gli non, antincendi eh. non hanno mai funzionato, l'abbiamo fatto anche in esposto in procura hanno incominciato a fare qualcosa però si sono bloccati. Se lei va giù nei box vede delle canaline ancora vuote, ancora aperte per poter fare quello che avrebbero dovuto fare. L'unica cosa che hanno messo è un segnalatore di fumo che quando è successo l'incendio di giovedì sera ha suonato solo al piano terra. Quindi non ha praticamente avvisato nessuno tranne quelli a chiamare... Le faccio una domanda io, siccome l'ultima volta che siamo venuti a vedere qui abbiamo visto che nei piani alti... C'è un tetto che si dovrebbe aprire per far uscire il fumo. Stavolta si è aperto il tetto ha fatto uscire il fumo Guarda, dalle scuole. Questa volta non abbiamo appurato se si è aperto o meno. Bisognerebbe apurarlo, eh, lo devono dire i vigili del fuoco, purtroppo. L'altra volta non si è aperto. Va bene, su questa cosa poi ci informiamo e vi facciamo sapere perché ci sono i verbali e quindi tutto aperto, questo è a posto. Certamente. Grazie della sua partecipazione, ho visto che qui comunque si fa difficoltà a riuscire a parlare di questa cosa, eh. e... Sì, sono poco propensi ad esporsi in prima persona. Va bene, provvediamo noi come ogni volta sperando che ci ascoltino e ci seguano e mettano a posto le situazioni come è accaduto da altre parti, anche qui e qui è abbastanza urgente. Andiamo avanti, grazie. Il problema, perché quando chiami MmM, chi risponde non è ha colpa perché fanno call center. Mm. Perché loro non lo sanno niente, poverini, anche loro possono capire perché sono chiusi lì. Rispondo al telefono. Però loro Quindi devono... vuol dire che non hanno direttive, però anche loro? No, perché sennò ti dovrebbero non dire qualcosa. Devo controllare perché a me, quando io sono entrata in palazzo, mm. quando io dicevo apri, apriva una uh, disagio che avevo a casa per sistemare, cosa loro facevano? Mi danno un numero di telefono, aspetti i tecnici. Ok. Passi tempo non c'erano tecnici. Richiamo. Mi dicono, tutto a posto signora, ma come potevano entrare in bagno e miro a mi sistemare? Mure di gomma. Volevo capire una cosa, eh, visto che ci sono stati degli sfollati, dei bambini che sono stati intossicati, dove sono questi sfollati oggi che è martedì? Dunque, la signora che è disabile è in ospedale assistita okay. perché ha bisogno di cure diverse. Eh, tenga conto che questo palazzo gestisce solo disabili. L'altra signora è in un albergo, albergo di infima categoria, glielo dico subito perché è stato detto anche da lei. Sì, lo conosciamo noi, lo dico io. Vi ricordi il solito albergo, insomma, molto sui generis. Okay? Okay. E eh, sembrerebbe che eh, nei prossimi giorni sistemeranno le loro abitazioni per farli rientrare. La signora che è in albergo ha avuto la figlia con l'intossicazione. Giustamente dai fumi che sono saliti su, eh, è stata in ospedale. È stata, sono riusciti a portarla a casa presto e quindi. E la... non è rientrato nessuno no, dei coinvolti direttamente? In casa ancora non è rientrato nessuno. Questa mattina sono venuti per visionare la casa e per vedere che tipologia di lavori. Tenga conto che la signora che è in albergo ha il bagno praticamente rigonfio, le piastrelle rigonfie perché il calore ha. Uh, sì, ha distrugge, ha, tutto. distrugge insomma, ha sollevato il pavimento del bagno uh, a tutte le tapparelle La domanda, parate. siccome io non sono ancora salito ma le porte almeno le hanno lasciate chiuse o sono aperte? Degli sono, alloggi? Chiuse, sono chiuse, gli alloggi sono Presumo in sicurezza perché è chiuso. Sì, c'era qui il marito della signora, per cui aveva le chiavi. almeno non gli rubino le, le ultime cose che gli sono magari rimaste dentro, che non glielo occupino guardi, proprio. Guardi, ieri sera mm, abbiamo visto persone che non conoscevamo su per il palazzo. Siamo andati a verificare, ma non c'erano già più. Va bene, grazie. Quindi, e quindi, questa è la situazione a oggi. Che siamo martedì, quindi sono passati venerdì, sabato, domenica e lunedì per cinque giorni. Andiamo avanti, grazie. Siamo fuori dal palazzo, vedete questo motorino. Un booster che è ancora targato è stato portato fuori. Da quanto ci è stato detto, era sotto ed è rubato. Adesso scendiamo sotto perché il problema qui non è solo quello degli impianti antincendio, c'è cioè un problema di sicurezza. Come vi avevamo segnalato l'altra volta, avevate minimizzato l'altra volta quando vi abbiamo segnalato le occupazioni abusive, le persone che dormivano nel locale hobby, eccetera. Adesso andiamo a vedere cosa troviamo, visto che ci dicono che è ancora esistente il problema. Allora stavamo parlando di tutto quello che succede qui, siamo nei sotterranei appunto del palazzo, la signora ci stava spiegando altre due cose sulla situazione appunto del, del piano sotto. Dunque le canaline che sono state poste in essere dopo la nostra denuncia in procura, però a tutt'ora se lei vuol guardare sono ancora vuote, non ci sono fili dentro e... Quindi c'è solo la scatola ma non c'è il contenuto. No, esatto, c'è solo la scatola e non c'è il contenuto. Si sono bloccati non sono andati avanti con i lavori. E questo parliamo di quanto tempo fa? Ah, parecchi, parecchi, anni, fa. parecchi anni fa. Ecco, se parliamo di cose di parecchi anni fa. Situazioni che, come questa che è avvenuta questo giovedì, si poteva evitare, e invece. Questo lassismo, questa perdita di tempo, questa burocrazia, la vogliamo chiamare burocrazia? No, non è più burocrazia, perché quando rischi di far morire qualcuno e lasci delle persone senza tetto è un atto criminale e tu sai che può succedere. Alla stessa maniera che abbiamo visto l'altra volta nelle case MM di Via Cogne, anche qui troviamo le stalattiti e sotto è tutto bagnato, ciò vuol dire che la struttura non è impermeabilizzata da un piano all'altro. Se poi notiamo le canaline vuote come ci ha segnato la signora... Tutte le masserizie che sono ancora presenti come l'ultima volta, direi che al di là dell'incendio, questo palazzo non va bene per moltissime altre cose, continuiamo a segnalarlo, adesso vedremo la Procura come si esprimerà su questa faccenda. Siamo nelle cantine, è il segno dell'abbandono di questo palazzo, è evidente, guardate qui, manca tutta la serratura, ma addirittura ad arrivare a portare un carrello della spesa all'interno con non si sa che oggetti, un monopattino, delle schifezze dentro. Cioè questa è la vita civile nel 2019 a Milano. Complimenti agli amministratori pubblici. Questa è un'altra cantina quella che era bruciata l'altra volta, uguale a prima. Adesso stavo vedendo da questa parte che altre masserizie che l'altra volta non ricordavo esserci, buttate sempre in questa cantina, in questo locale cantine. Guardate qua, anche qui un'altra porta aperta, piena di schifezze. Anche questa è tutta roba e tu, ecco, sono tutte cose queste che potrebbero prendere fuoco. Ma è possibile che non c'è un sorvegliante dell'area MM? L'altra volta erano venuti con noi a fare il sopralluogo qui. Tutti così gentili e disponibili, ma farsi una passeggiata qui non riescono. Signore ce ne sta indicando un'altra, anche qui. Guardate qua cosa c'è. Tutti sto vestiario, queste biciclette qui, ma siamo sicuri che questa cantina chi ha segnata? Perché dovrebbe avere qualcuno che ne risponde, o è stata occupata? Non si sa, c'è un numero 44, l'altro è 42, andate a vedere, insomma, perché non è possibile una situazione del genere, fa veramente incazzare. Siamo sempre in cantina, proseguiamo il giro, oltre a trovare pezzi di scatolette, cioccolatini, si vede che nessuno viene a pulire, siamo proprio a due passi da quelle cantine che vi abbiamo appena segnalato. Pensate che quel materiale che è infiammabile sia vicino a qualcosa che lo possa spegnere di sicurezza? No. Guardate qua cosa c'è, il vuoto più totale. Non c'è un estintore, non c'è un manicotto per poter spegnere gli incendi. Questa è la nuova azienda che è subentrata a GL. Sono ricordato ora il nome della precedente, GL. Complimenti anche a questi della nuova azienda. Se ci vogliono far sapere come mai è così, ci fanno un piacere. Poi, fra l'altro, vedo che il posto è già denominato perché sto vedendo una scritta sul muro. Siamo nel periodo di Liliana Segre, insomma, sono successe delle, un po' di cose. Guardate come l'hanno chiamato questo posto, Lager 38. Complimenti, eh? Già prospetta bene. Bene, abbiamo anche il materasso fuori, già sigillato, già pronto per farci il pisolino. Una valigia, vediamo se c'è qualcosa all'interno. Porca miseria, sono senza guanti. Ci hanno defeccato dentro la carta igienica e anche qui, feci e carta igienica. Sei riuscito, Paolo, a prendere l'interno della valigia? Vogliamo dire che è un'area abbandonata? Non la faccio. Guarda, adesso non, voi non potete vedere le facce anche dei cittadini che abitano qui, carrelli della spesa. Però anche la mia, che voi sapete che comunque vedo di tutte e di più. C'è in uno stabile civile abitato, che io debba vedere queste robe. Reclama vendetta. Qui c'è un'altra cantina che è sfondata dalla parte di sotto, ci sono feci. Sigarette, quindi indicano la presenza, come sapete, del, di, pe di persone che ci stanno qui. Sacchetti. Senti, ti racconto una cosa. Io molte volte quando vado nei posti occupati, eccetera, il primo segnale del degrado dei quartieri è quando vedi tutti i carrelli abbandonati. Perché loro li usano per trasportarsi le robe. Per farci il fornello, per cuocerci sulla carne, il pollo, quelle robe lì. Li utilizzano in mille modi. Per entrare dentro, invece di usare la scala, se non entrate dalla finestra, prendono il carrello, lo ribaltano e entrano dal carrello. Quando tu trovi i carrelli abbandonati in posti dove non dovrebbero starci, al 50% stai già tranquillo che c'è delinquenza, criminalità, c'è qualcosa che non va. E qui ne abbiamo un altro riscontro. Se non sbaglio. Sì, una rete è quella che si occupa delle... Perfetto. Ho detto che eh, il quadro generale del palazzo non è in sicurezza. Qualsiasi persona viene giù, alza e abbassa la leva dell'ascensore e... Eh, quello che dovrebbe essere messo in sicurezza non vi è. Tra l'altro mi hai appena detto anche che quando hai visto aprire qui i contatori scendeva l'acqua come se fosse. Sì, eh, loro poveracci hanno messo mano per sistemare le cose, però quando smontavano i contatori praticamente colava l'acqua. Possiamo dire anche una cosa, avranno sistemato tutto quanto, vedo per terra una schifezza a parte di pezzi elettrici, ma c'è un odore di feci che è incredibile. Quindi questo non è un locale in sicurezza, questo è un locale pericoloso anche questo. Non basta vedere la serratura, manca, cioè voglio dire, eh, manca perché ognuno eh, giustamente viene giù per sistemare o tirare sulla leva del proprio contatore, <coughs> tieni conto che la leva del contatore. La tirano giù per fare il dispetto. Quindi tu sopra all'ottavo piano, per esempio, non hai la corrente, devi scendere giù e tirarti su questo Scusate. perché sono stati fatti male proprio. Esatto, questa è la rete praticamente di internet sì. ogni 2x3, anche qui vengono a staccare i fili. E noi chiamiamo eh, I, vari i vari provider per. Farli sistemare, tra l'altro gocciola quasi come fuori, anzi, fuori non piove nemmeno. Quindi. Eh, no, 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 sì, mh, le infiltrazioni purtroppo ci sono. Si vedono, eh, eh. Bisogna capire che danno ne avremo di queste infiltrazioni. Perché. Eh. Ma secondo te, adesso, al di là di tutto, da tutto quello che comunque vedi nella tua parte, ma che comunque vedi anche nelle altre. Ma sto palazzo, secondo te, come è stato costruito? Eh, posso dire una parolaccia? Che vuoi, con piano. il culo? Okay. La penso anch'io come te. Scusa, La ma. Penso anch'io come te. Purtroppo così. Eh, L'hanno costruita in malo modo. Già inizialmente, perché da quando siamo arrivati qui, è un problema unico. Eh, è un problema proprio. Strutturale di costruzione. Strutturale di costruzione, sì. Va bene, andiamo avanti. E Qui siamo nella parte più esposta, diciamo tra virgolette, all'incendio, anche se le altre non è che siano messe meglio. Vabbè, qui si vedono i danni evidenti, le ragnatele delle bruciature, delle colature. E a terra troviamo ancora appunto i resti eh, del materiale che era presente e un paio di centimetri d'acqua per terra, che anche questo non è che faccia molto bene. Eh? Comunque andiamo avanti. E comincia a calare il buio, siamo riemersi da questo inferno fatto di cantine occupate abusivamente, incendio, acqua, degrado. Questa è la sala riunioni, la sala hobby della struttura, come vedete, abbandonata, con la finestra aperta. Stanotte chiunque può entrarci dentro e fare il porco comodo, magari mettere fuoco anche qui per fare un dispetto magari a qualche cittadino che gli dice di non venire a stare abusivamente qui. Ci sono diverse problematiche. Allora siamo qui con una persona che in questi giorni sta vivendo questa tragedia sulla sua pelle perché non sta più nella sua casa ma sta in un albergo che ci sta raccontando una cosa anomala che è successa e che è interessante da far sentire. Che succede nel tuo albergo? Eh, succede che alla Reception stamattina quando sono sceso il, il titolare dell'albergo mi ha detto che il comune... È... Vuole che io contribuisca con 5 euro al giorno per pagare le spese, ecco, tutto qua. La domanda è, allora, l'incendio è successo giovedì, quindi siete lì da giovedì sera, giusto? Quindi sono giovedì, venerdì, sabato, domenica. Dopo quattro giorni il Comune già vi sta dicendo che dovete mettere soldi? Eh sì, poco, 5 euro, però ci ha chiesto dei soldi. 5 euro a testa o 5 euro in famiglia complessivo? Ne... Questo non me l'ha specificato. Perché da quanto sappiamo noi è 5 euro a testa quando chiedono per componente della famiglia e soprattutto l'ultima volta l'avete chiesto anche per il, il, il gattino e il cagnolino della signora che c'era. Allora poi non venitemi a dire che vi siete sbagliati, che sono i gestori che ne approfittano, no, no, dovete controllare voi perché non è una cosa che si fa. Una persona ha queste situazioni e in più deve anche contribuire, siete voi che dovete contribuire ai disagi che avete creato voi con la nota non manutenzione, non controllo eccetera che fate qui. Continuiamo perché in questa situazione stiamo parlando con una persona che, in questo momento, nell'albergo è una delle persone che è stata sfollata. La persona che comunque ha avuto questa notizia dei 5 euro al giorno. Fra l'altro, eh, questi 5 euro che devono versare eh, c'è anche un'altra problematica. Da quest'anno ci è stato detto che non viene più passato né il pranzo, né la cena, né la colazione, cosa che invece noi sappiamo essere solita pratica per chi ha perso una casa e non può rientrare a casa sua a farsi la sua spesa e cucinarsi le sue cose eh, dimmi la tua esperienza qual è stata? Eh, io confermo tutto quello che hai appena detto perché me l'ha detto stamattina il, il titolare dell'hotel dell alla reception quindi niente più vitto da quest'anno solo l'alloggio e in più dobbiamo contribuire per, una, per, per le spese ma tu hai intenzione adesso, una domanda personale, tu hai intenzione di rimanere lì ancora per molto o cosa pensi di fare, cosa puoi fare diciamo? Eh, io per fortuna pare che non dobbiamo rimanere lì ancora per molto, perché qua si tratterà di una settimana ancora, dieci giorni al massimo, e poi dopo rientriamo nell'appartamento. Per fortuna. Okay. Speriamo che sia così. Comunque, il fattore che li facciano pagare, appunto, che è una settimana, non è che fa onore a questo comune. Eh? Chiudiamo qui questo pezzo e andiamo avanti. Siamo nella sala riunioni, siamo in via Beniamino della Torre 1, siamo con Tiziana che tutti conoscete, cittadina impegnata del comitato. Cosa ha fatto adesso il comitato? Sta presentando chiaramente, presenterà un esposto in procura. Questo perché? Per quello che avete visto nelle immagini precedenti, per quello che avevamo segnalato da mesi, i cittadini da anni, insomma per tutto quello che non sta funzionando qui in queste case MM e aggiungo io anche in tutti gli altri stabili dove mi sono recato almeno negli ultimi 7-8 mesi. Tiziana, come possono fare per contattarti, per venire a firmare? Eh, eh, io vivo qui, sono sempre qui, basta un colpo di telefono e mm, allestiamo eh, la sala per le firme e per esporre cosa realmente eh, faremo. Però una soluzione bisognerà trovarla in tempi brevi, perché senza antincendio, senza nessun ehm, mezzo eh, di, rischiamo, prevenzione. di prevenzione, veramente rischiamo grosso. Bene, ecco questa era la notizia che volevamo farvi sapere, insomma non è che ci sono solo i filmati ma ci sono dietro delle persone che lavorano per far sì che le situazioni migliorino e che non doversi trovare a piangere qualche fattore ancora peggiore rispetto a quello che è accaduto questa volta qui, anche se anche qui non è andata benissimo, abbiamo gli sfollati, abbiamo gli intossicati. Quindi per qualsiasi informazione riguardante queste torri, la raccolta a firme del Comitato Rinasci Futura potete fare riferimento al numero di telefono che vedete. Tiziana ti saluto, saluti a nostri... 7 eh, grazie Tullio, grazie veramente di tutto e saluto tutti. E vi saluto anch'io, insieme a Paolo Rusconi. Alla prossima speriamo una situazione migliore, ma dubito.